Ci eravamo lasciati in una notte di giugno, estate ormai iniziata con la quarta gara 7 di finale scudetto della storia e i coriandoli che scendevano dal soffitto del forum per celebrare la terza stella dell'Olimpia. 92 giorni dopo, l'estate è ormai un ricordo, ma a contendersi la prima palla 2 della nuova stagione ci sono ancora una volta loro, Olimpia Milano, Virtus Bologna, per iniziare l'ennesimo capitolo di un duello infinito. Sicuro che ci proveremo, mi auguro che il poco che hanno fatto insieme ci permetta di giocare anche una buona qualità di pallacanestro e speriamo di fare una buona partita. Affrontiamo la squadra migliore dell'ultimo campionato, quindi è il contesto migliore per mostrare una versione combattiva, aggressiva di una squadra che vuol dimostrare di valere questo livello. Semifinale della Freccia Rossa Supercoppa 2023. E quella che sta per cominciare sarà la quarta sfida in Supercoppa fra Milano e Bologna. La Virtus è in vantaggio nel computo totale per 2-1. Si parte con la palla 2 a saltare, solo Jordan Miki e poi 3. Una partita di Eurolega con tanti contatti lontano dalla palla. Per gli attacchi non è facile vedere la luce. Ci mette una pezza recuperando la palla dalle mani di Cordini e poi vola a schiacciare Alex Poitras. Esce Abbas, piede a posto. Tripla, avversario caldissimo, due Abbas. E allora dopo 10 minuti di questa prima semifinale in Supercoppa, la Virtus Bologna è avanti di 2, 14-12 il punteggio per la nuova squadra di Luca Banchi. Ha avuto Abbas, indiavolato in questa partita. In mezzo a tre avversari trova comunque lo spazio per andare a segno. Uso del corpo straordinario. Shields per Ricci, gli restituisce il pallone. Ancora Shamon Shields e adesso Milano vola più 7. Punto di Cordinier, una delle specialità della casa. Nei secondi Hackett si arresta, prende la tripla segna. Super finale di secondo quarto per la Virtus. Adesso abbiamo un secondo tempo tutto da gustare. Si ricomincia con le squadre in campo. Cordinier prende la linea centrale, riesce a trovare uno scarico per Miki, giocata acrobatica in rovesciata. Bortolani è molto chiaro, pressi la palla, difendi e tiri quando sei libero e lo sta facendo bene. Iniziale ritorno dell'Olimpia in partita e quel deficit che aveva raggiunto la doppia cifra è stato ridotto a 6 lunghezze. Lotta, rimbalzo Mirotic che tocca due volte. La palla esce, la prende Shields! Un uomo solo al comando, Shamon Shields. Schengelia che schiaccia subendo il fallo. Bortolani ha spazio per attaccare. Due mani sopra il ferro. Fallo di Savoy Shields, sì. Finisce qui la sua partita, quarto di squadra per Milano, ma Shields abbandona il campo con il quinto fallo. Adesso la Virtus dovrebbe provare a cavalcare Bellinelli. La squadra mi ha cercato bene nell'ultimo possesso. Bellinelli che gira intorno a Jordan Miki, poi serve Daniel Hackett.
con l'endon per Belinelli. Probabilmente uno dei migliori giocatori d'Europa senza palla. Belinelli, tripla frontale. Eccolo il campione, eccolo il capitano. Bomba del più tre. Finisce così la Segafredo Bologna, la prima qualificata per la finale di Supercoppa. Quando nel secondo tempo, pur non avendo percentuali straordinarie, abbiamo controllato i possessi, cercato di trovare tiratori aperti, abbiamo lottato al rimbalzo sulle seconde opportunità, ci siamo limitati a soltanto tre palle perse, ovviamente la nostra partita ha preso un'altra direzione. Come vedete 10 assist e 19 palle perse e loro esattamente 15 e 13. La partita è tutta là, è una partita che ci lascia ovviamente molto insoddisfatti, però ci ha anche fatto vedere, credo, dove dobbiamo lavorare. Abbiamo deciso di iniziare presto per provare a essere un po' più pronti di quello che sono le squadre in questo periodo. Mi aspetto che la squadra provi a giocare insieme, che provi a difendere, a superare i problemi che ci saranno assolutamente nella partita insieme, quindi mi aspetto che sia una pallacanestro di condivisione. C'è grande ambizione, allo stesso tempo dobbiamo fare le cose per bene un po' alla volta, ma credo che Tortona sia riconosciuta come una realtà oramai consolidata della nostra pallacanestro. Stay together, it's your game. We will make mistakes. We will suck in some moment. Play together. Keep playing together, guys. It's just a basketball game. But it's in front of our arena. It's in front of our fans. Fire up the crowd. Enjoy the fucking game and dream big, guys. Let's go! Let's go, baby! Dream big! Inizia il viaggio della stagione 23-24 per Brescia e Tortona. Il sogno di provare a vincere la Supercoppa passa ovviamente da riuscire ad accedere alla finalissima che si giocherà contro la Virtus Bologna. Vabbè, il gioco a due tra Della Valle e Milo Villan per sbloccare la partita. Ancora la palla intercettata, vola Semash Kriston fino in fondo con la mano sinistra, non si ferma la Germani Brescia. Al di là della mancanza di personalità o della gerarchia non ancora definita, sicuramente è stato un approccio inadeguato e non va bene. Deve tirare Candy e va a segnare Leonardo Candy. Con un po' troppa libertà si appoggia al tabellone con la mano destra, qui però da rivedere assolutamente il rientro difensivo di Tortona. Della Valle in contropiede con Tayshaun Thomas che cade. Della Valle non ha pietà in questo caso. Che attacca Baldasso. Iniziale conclusione di CJ Messenburg. È solo una partita, però era una partita pericolosa contro un'ottima squadra, quindi sono felice della prestazione che i miei tutti insieme, sia in attacco che in difesa, sono riusciti a fare, alternandosi come protagonisti all'interno della partita. E ora cerchiamo di riposarci quello che sarà necessario per giocare la finale domani, sempre davanti al nostro pubblico.
perché siamo a settembre, nessuno muore domani, nessuno cioè, non c'è niente di definitivo, non c'è niente di fatale perché siamo a settembre, però è un dato di fatto che è stata una partita inadeguata la nostra. Great job. One down, one to play. And tomorrow we play the game that we are preparing from August 10. And you deserve to play the game. Great job. Let's go, man. Let's go. Giocare una finale per perderla mi sembra brutto, quindi sicuramente cercheremo di vincere. Sappiamo che loro sono una grande squadra, vincere o perdere lo vediamo domani. È stato il miglior allenatore dei mondiali, quindi non è sicuramente una sorpresa. Ti guarda negli occhi, ha tanta voglia di farti capire la voglia di vincere che ha. Siamo amici, mi fa piacere che abbia avuto questa possibilità dopo l'eccellente mondiale che ha fatto. Si merita di essere dov'è, si merita di allenare una grande squadra. Ha già vinto tanto nella sua carriera. È un'amicizia che dura nel tempo e va al di là del rettangolo di gioco. Sono il suo primo sostenitore, però i precedenti dicono che lui in genere mi batte e lo fa anche in modo pesante, quindi stasera conto di essere più competitivo e magari prendermi una piccola rivincita. Vorremmo cercare attraverso la qualità della nostra difesa di provare a correre tutto campo, cercare di segnare canestri facili, perché poi a metà campo contro di loro diventerebbe sicuramente più complicato farlo. Non sottovalutiamo l'importanza di un evento come questo, ovviamente è una finale, ma anche quello che ci può dare in termini di indicazioni per il prossimo futuro. Settembre, ma le partite sono state partite vere, fisiche, dure, intense, e non era scontato, perché ho sentito giustamente parlare di pre-stagione, perché la stagione comincia fra una settimana, però questo è un trofeo e tutti ci hanno provato. 7 mesi dopo la finale di Coppa Italia sono ancora Bologna e Brescia a giocarsi in soli 40 minuti un trofeo, questa volta il primo della stagione 23-24. Assoluto del campo in questo primo quarto, 7 Cordinier, 0 Germani Brescia. Paiona spazio, si alza per la tripla e la segna, 20-6 Virtus. Qui non crea per gli altri ma crea per sé, prova anche il fallo, potenziale gioco da tre punti. Mentre Togo Senghelia si vede raddoppiato, scarica su Kikok e lo manda a schiacciare. Della Valle finta il tiro, poi se lo prende a medio della Valle. Ancora Vellinelli con 3 secondi, tira cadendo indietro con il corpo completamente sbilanciato, ancora solo Retina. Look di Senghelia per Michi, schiacciata a due mani. Nell'angolo arriva Rimorchio Paiola che deve tirare sulla sirena. Alessandro Paiola, dominio totale Segafredo. Taglio di Paiola, perso completamente dalla difesa di Brescia, ormai però pura accademia. Hanno un sapore particolare perché venivamo da una settimana un po' turbolenta, il cambio del coach e tutto, però il gruppo ha dimostrato grande maturità, coesione e soprattutto siamo contenti per il nostro proprietario che ha fatto 2 su 2 con la vittoria delle ragazze. Io ho sempre promesso che almeno una coppa all'anno la porto a casa, ne ho già prese 2, io sono già a posto così. Speriamo andando avanti che c'è sempre tempo per fare meglio. Back to back, baby! Yes, yes, yes! Creepy, creepy!
tutto bene, no? Ho fatto proprio bene. Ma intanto ci prendiamo e immagazziniamo le belle sensazioni di questa serata e di questo weekend, e che saranno preziose nei momenti di difficoltà che inevitabilmente ci saranno. Ha un'ottima squadra e, come al suo solito, la sta preparando molto bene per la stagione. Non mi sorprenderebbe rivederlo tra le protagoniste. Everybody stand up. Stand up. Head up and stand up. It's a long journey. This is a team we want to trust. Those are the players we want to bet on. They were better than us. Stay together. Build together. Because this is a team that want to shine. Okay? Everybody, let's go. Hey, together at three. One, two, three. Together! Yeah.